Buonasera da Stacocco di Piemonte, Mundialito Maior, sesta edizione, sesta giornata, Palmieri batte 1-0 fuori rotta, migliore in campo Raffaele Rescini dei Palmieri, complimenti con la medaglia, ma anche Mimmo Turitto, portiere del fuori rotta. Mimmo 1-0, partita tosta, hai salvato tu più volte la tua squadra, nel finale loro hanno giocato anche un in meno per la doppia ammonizione, però non si è riusciti a segnare. No, purtroppo no, abbiamo giocato comunque contro una bella squadra. Purtroppo è andata così, fino alla fine l'abbiamo portata, poi hanno segnato per la loro bravura. Purtroppo anche la bravura del portiere, ma purtroppo è andata così. Dovevamo vincere questa partita. E dovete vincere anche per la classifica, per smuovere un po' la classifica, perché voi state lì a metà, però alti e bassi questo torneo. Purtroppo sì, ci sono mancati anche altri giocatori. Qualcuno veniva, qualcuno no, e purtroppo è andata così. Fammi un saluto a qualcuno. Alla squadra e alla mia fidanzata. Ok, complimenti Mimmo, ci vediamo alla prossima. Passiamo all'altro portierone. Hai salvato tu più volte il risultato, 1-0, partita tiratissima, nel finale ve la siete vista un po' brutta. Sì, molto, molto brutta, anche se, ti ripeto, per me è sempre lui il migliore. Perché, no, ci siamo, comunque ha parlato più lui che io, penso, credo. Poi però quando so. Tu anche tu hai salvato la tua squadra, sull'1-0 sei stato, diciamo, determinante, no? Sì, vabbè. Soprattutto uno in meno avete giocato. Sono uno in meno, sì, perché, vabbè, comunque lo sai, il calcetto è un altro gioco. Sì. È un altro gioco proprio, quindi devi fare anche lui in più come portiere. Sì, nelle ultime due partite con i Palmieri stai diventando importante, può essere... ormai puoi diventare il loro portiere. Facciamo il contratto. Facciamo il contratto. Fammi una dedica, un saluto partito a qualcuno. Dedico sempre al padre di Fabozzi, che lo seguo tutti i giorni e lo sogno anche, se devo dire la verità. E al gruppo del Boca, del Bayern e soprattutto anche a te. Grazie mille, complimenti Raffaele, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.